Buongiorno, benvenuti in redazione. Anche questa mattina inauguriamo il nostro appuntamento con un fatto di cronaca. Posti di lavoro e generi alimentari in cambio di voti, che per le elezioni amministrative 2018 a Torre del Greco, Napoli, sarebbero stati venduti anche a 20 euro. E quanto scoperto dai carabinieri che hanno eseguito 14 misure cautelari nei confronti di due consiglieri comunali. Uno agli arresti domiciliari, l'altro con un divieto di dimora in Campania. Ai 14 indagati, i carabinieri di Torre del Greco e il GIP di Torre Annunziata contestano a vario titolo i reati di associazione a delinquere finalizzata al voto di scambio elettorale e attentati contro i diritti politici del cittadino. Per saperne di più, io vi rimando al sito www.lanotteonline.it, vi ricordo la mail di redazione, redazione.lanotte@gmail.com e vi aspetto qui in redazione per l'appuntamento delle 15. Buon proseguimento!